10 luglio. Nuovo appello del Papa. Un passaggio dell'appello recita: per parte mia, posso assicurare che si sta cercando di fare quanto è umanamente possibile per contribuire alla felice soluzione della dolorosa vicenda. In serata, tra le 19.45 e le 22.30, il quotidiano Paese Sera riceve 3 telefonate. L'americano insiste che l'organizzazione non è interessata a un riscatto, ma il suo interesse esclusivo è la liberazione di Ali Achka, e informa il giornalista Sandro Mazzerioli che nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino è stata lasciata una lettera di Emanuela Orlandi indirizzata ai suoi genitori. Si tratta di una fotocopia con il retro della tessera di iscrizione di Emanuela all'Istituto di Musica. Sullo stesso foglio c'è anche un messaggio scritto a mano attribuito ad Emanuela. Per Ercole e Maria Orlandi. Cari mamma e papà, non preoccupatevi per me, sto bene. Successivamente, nella seconda e terza telefonata, l'americano ribadisce che i termini per lo scambio Emanuela-Achka non sono cambiati e che darà istruzioni per la liberazione e il trasferimento di Achka all'estero. Ribadiamo la nostra posizione e la sua scadenza entro 10 giorni. Le dichiarazioni del detenuto Achka non influiscono minimamente. Oggi abbiamo fatto pervenire ai familiari delle prove, delle informazioni sulla vita della ragazza. Poi da oggi in poi dovremo cambiare atteggiamento nei confronti della stampa, che continua a insistere che si tratta di un rapimento per estorsioni. Parlate solo di Achka. Noi dobbiamo cambiare continuamente distretto. Lei capirà perché. Buongiorno. Anzi, buonasera. 17 luglio. È la data del terzo appello del Papa per la liberazione di Emanuela. Intorno alle 22.35 un uomo, con voce giovane e un italiano perfetto, avvisa un giornalista della sezione cronaca dell'ANSA che è stato lasciato per voi un nastro avvolto in un manifesto lungo la scalinata che va dalla via della Dataria a piazza del Quirinale, vicino al muro del palazzo. Il nastro contiene la solita richiesta di scambiare Emanuela con Achka. Sul lato A del nastro un uomo, che si finge turco, rivendica lo scambio con Achka. Prendiamo un altro alla pubblica opinione come gli inquirenti della Repubblica Italiana, pur adducendo istruzioni economiche. La nostra richiesta non riportino la minima conoscenza dei nostri presunti movimenti nel quadro della malavita organizzata italiana, dimostrando una anomalia nei confronti della tradizione informativa. Questo trova spiegazioni nella nostra estraneità ad ogni settore della vita pubblica e non pubblica italiana. Sul lato B si trova una registrazione spaventosa di 7 minuti che consiste in urla strazianti di una giovane, gemiti e pianti. Il nastro viene sequestrato e il SISDE, Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, redige un documento descrivendo e trascrivendo il suo contenuto. Nel rapporto si menzionano voci maschili, ma nel nastro non ci sono tracce di queste. Nel documento si afferma che secondo quanto riferito dai parenti di Emanuela a funzionari di polizia, la voce di donna corrisponde con buona probabilità a quella di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno. Il documento continua sottolineando che dall'ascolto della registrazione risulta che è stata effettuata mentre la ragazza veniva sottoposta a stimolazioni dolorose di intensità crescente, scariche elettriche,
si ha l'impressione che il soggetto passivo, di sesso femminile, sia stato sottoposto a torture, presumibilmente di natura sessuale, da almeno 3 persone di seguito. I soggetti attivi sembrano essere di nazionalità italiana e 2 di loro hanno un accento simile al romanesco. I rumori di fondo presenti nella registrazione potrebbero indicare che le torture hanno avuto luogo in un ambiente chiuso, situato in centro città. Il documento parla quindi della presenza di uomini nella scena, ma sul nastro non si sentono tali voci. La voce femminile sentita nel nastro dice «Oddio, il sangue, quanto sangue!» e si lamenta. Si sentono in sottofondo rumori cittadini e la voce respira affannosamente, lamentandosi di dolori, urlando e piangendo. Dice sto svenendo» e urla ripetutamente, come se in quel momento il suo corpo fosse sottoposto a continue scariche elettriche. In sottofondo si sente un leggero rumore come di zanzara, che fa pensare alla diffusione di elettricità sul soggetto passivo. Lei dice la frase «Dovevo darti quel numero di telefono». Nelle parti in cui si dovrebbero sentire le voci maschili, come riportato nel documento del SISDE, vi è il vuoto, sezione chiaramente cancellata. Alla famiglia gli inquirenti riferiscono si tratti di spezzoni presi da un film porno, ma nessuno ha mai indicato il nome del film per poter effettuare un confronto. 18 luglio, in tarda sera, la sala stampa della Santa Sede annuncia di aver attivato una linea telefonica diretta. Il numero da chiamare è 6985, a cui va aggiunto un codice segreto concordato. Dalle ore 10 alle ore 11, martedì 19 luglio, risponderà la persona desiderata, mentre in altri momenti sarà attiva la segreteria telefonica. 19 luglio. Alle 10, il vice direttore della sala stampa vaticana, Monsignor Pastore, rilascia una dichiarazione ufficiale, dove dice che il Papa ha già perdonato Ali Agca, tanto che né lui né la Santa Sede si sono costituiti parte civile. Ore 11:22, Pastore informa che in Vaticano si è aspettata la telefonata del presunto rapitore, ma nessuno si è fatto vivo. Alle 14:25, la prima telefonata sulla linea riservata in Vaticano. Proviene dal bar rosticceria di Viale Regina Margherita, a 100 metri dal bar di Mirella Gregori. La telefonata però si interrompe subito dopo aver detto «Pronto?». Ore 19, arriva una seconda telefonata in Vaticano. Com'è? 158. Cos'è questo numero? Ah, sì, il segretario, per cortesia, il segretario Casarole. Un momento. Mi scusi, un momento solo. Un momento. 3116. Pronto? Pronto? 5-1. Sentite, tutti Pronto? Non siate il numero di telefono qualcosa, perché non lo fa. No, occupatevi il numero. Sì. Un momento. 3719. Ma no, quello è delle cose. Ma sempre a lui. Lui, perché quello lì è 3. Com'è? 3793. Codice, tutti i numeri che non possiamo passare. E come? Ma chi è che parla, scusi? Qui è Don De Paolo. Sì, il cardinale, per favore, subito. Ok. A questo numero. Questo. Ok, questo. Va bene, vengo subito. Tutti quei numeri altri, fate vedere. L'hai messo in vicino. Mamma mia, questo quello. No, ferma adesso. Come lui parla? No, io l'ho detto, adesso non mi intrometto più con lui. Ma quanto ci impiega a venire sti creaturi? Lo so io che quel numero lì è certo un altro posto. Eminenza! Attendo un momento, eh? Ma presto, come mai gli altri numeri non si poteva passare niente? Sì, attendo un momento. Ma non posso ancora. Avrà chiuso. Pronto? Pronto. Ecco, Eminenza, parla. La telefonata in questione, però, non viene registrata. Ore 20:15, l'americano chiama l'ANSA,
riferisce di aver parlato con il cardinal Casaroli e di aver chiesto la pubblicazione ai quotidiani del messaggio fonico. Questa telefonata, come la prima della giornata, avviene da una cabina a meno di 30 metri dal bar di Mirella Gregori. Alle 21:20 l'americano chiama la famiglia Orlandi per verificare che il messaggio di via della dataria sia stato pubblicato dai quotidiani. Sì. Tu devi avere fiducia in me. Sì. Ora ascolta bene. Vai subito in tutte le redazioni di giornale. Sì. Loro, l'organizzazione ha molto bisogno che domani sì. sia pubblicato integralmente il comunicato fonico. Sì. Capisci questo? Ora non dire assolutamente che noi abbiamo parlato. No, io no. Tu hai saputo dal segretario, io non posso parlare con te, sì. io non ho nessuna responsabilità di parlare con te. Questo è molto importante, capisci? Va bene. Tu non devi dire, io questa è una telefonata privata tra me, è un fatto tra me e te. Ti ringrazio. Anche se tu hai fatto tante cose male, come oggi hai fatto una dichiarazione, hai detto loro, tu non hai letto il comunicato? No. Ecco, perché allora prima di parlare leggi il comunicato. Ora ascolta. Quale dichiarazione ho fatto, scusa? Hai detto loro hanno fatto avere queste informazioni riguardo il passato. Sì. Nel comunicato sono riportate queste informazioni con una logica, capisci? Sì. Allora ascolta, vai nelle redazioni e sì. di che hai saputo dal segretario di Stato che bisogna fare questa pubblicazione. Ora tu vai a nome tuo, cioè questo fatto a te te l'ha detto il segretario, capisci? Sì. No, non te l'ho detto io, te l'ha detto il segretario. No, assolutamente, io do la parola d'onore. Ecco, vai in tutte le redazioni e fai sì. pubblicare integralmente sì. il comunicato. Io cerco di far tutto, questa è una prova di volontà. Sì. Io cerco di salvarti perché siamo in una situazione veramente grave, pericolosissima. Io sono in minoranza, capisci questo? Sì, io ringrazio lei. Io cerco di salvare, ma è molto difficile, è molto grave quello che sta succedendo. Che ora sta succedendo all'interno dell'ONU, tu non puoi avere veramente idea. Questo rimane tra noi. Vai in una redazione, sì, tutta la redazione. Io faccio tutto quello che lei mi ha ecco, detto. Volevo solo un'assicurazione. Chiedi di fare pubblicazione integrale però, sì. senza spezzettare, senza rendere frammentario. Deve essere integrale perché l'opinione pubblica ha avuto contraffatte queste informazioni sì. dai giornali. I giornali hanno continuamente riportato in maniera... Sì, ma io già ebbi modo di dirle che allora, non è colpa mia perché le cassette, la roba, me le sequestrava la polizia. Non è forse. Allora vai in redazione e sì. di che il segretario ha ricevuto questa domanda di far pubblicare il testo. Certo. Tu supplica, chiedi che sia. Io, questo è molto importante per loro. Certo. Forse se tu riesci a far pubblicare dal giornale il testo integrale, sì. io riesco a far salvare la tua nipote, capisci? Sì, ma adesso sta bene, mi dica almeno. Non preoccuparti, lei ora sta bene tutto a me. Pronto? Sì, pronto, e pronto. E pugna tutto quello che è successo. Poi per quanto riguarda il nastro, sì. non andare tu solo, porta il fratello e la sorella, cercate di riconoscere bene il nastro, che tutte le voci sono della Emanuela, cerca di portare amiche, fratelli e sorelle. Ma io l'ho riconosciuto io personalmente. Sì, la voce. Ma non è solo, ci sono più frati della ragazza, sì. non è possibile far passare sempre per fatto quello che loro fanno. Sì. Ora, hai capito? Ma sì. vai che io forse ti faccio salvare. E non dire che noi abbiamo contattato. No, io non dico niente. Monsignor Giovanni Battista Re va a casa Orlandi e porta con sé copie del messaggio da far pubblicare. Il giudice Sica si reca in incognito agli uffici della Segreteria di Stato, passando attraverso Porta San Damasco per ascoltare di persona la telefonata dell'americano che doveva arrivare tra le 22 e le 23. Il blitz nell'edificio apostolico doveva rimanere segreto, ma la telefonata non arriva. Sica rimane lì fino a pochi minuti prima della mezzanotte, quindi se ne va. Un quarto d'ora dopo l'americano chiama il cardinale Casaroli al telefono. Non fate i furbi, questi tranelli non ci piacciono.
20 luglio 1983. È il giorno della scadenza dell'ultimatum dato dai presunti rapitori di Emanuela, rappresentati dall'americano, che in cambio vogliono la liberazione di Akcha. Giovanni Paolo II, al termine dell'udienza generale, recita un'Ave Maria per Emanuela, esortando migliaia di fedeli ad unirsi a lui. Vi invito a pregare per questa ragazza Emanuela Orlandi e per i suoi familiari che sono tanto provati. Poi un'Ave Maria in latino. È la quarta volta che il pontefice fa esplicito riferimento al rapimento di Emanuela. Intanto i giornali riportano il testo del comunicato lasciato giorni prima a Roma sulla scala del Quirinale. Ed il settimanale sovietico Literaturnaya Gazeta, pubblicato a Mosca, afferma che Emanuela è stata rapita dai lupi grigi. Ore 12. L'americano telefona al priore della chiesa di Santa Francesca Romana, dicendo: «Il governo della Repubblica Italiana, con il placito dello Stato Vaticano, intende non venire meno al possesso di uno strumento di propaganda quale è il detenuto Ali Agha. Pervenendo alla soppressione del 20 luglio, non perdiamo speranza nella volontà di quanti possono adoperare un gesto ultimo e risolutore». Poche ore dopo, un anonimo con accento italiano vuole accertarsi che l'ANSA abbia pubblicato la notizia, aggiungendo che l'ultimatum scadrà alle ore 24. 21 luglio. Carlo Lazzari, un pescatore, viene ascoltato presso la questura. È la seconda volta. Nel primo caso, un mese prima, il 23 giugno, l'uomo aveva detto: «Ho assistito nel primo pomeriggio ad un episodio che poi, quella stessa sera, ho raccontato a verbale. Alle ore 14:30 circa mi trovavo a bordo della mia barca intento a calare nelle acque del fiume Tevere le reti per la pesca delle anguille. Mentre effettuavo l'operazione, la mia attenzione venne attratta da un'auto Fiat 127 a quattro sportelli e di colore rosso, in bilico sulla sponda sinistra del Tevere in direzione di Ponte Marconi, ed intorno ad essa due giovani, i quali, dopo essersi guardati furtivamente intorno, spinta l'autovettura, l'avevano fatta precipitare nel vuoto, facendola finire nelle acque del Tevere. Aggiungo infine che nel momento in cui ho notato l'auto precipitare nel vuoto, i miei occhi si soffermavano su di un particolare, ed ossia che dal finestrino dello sportello destro, abbassato a metà, fuoriusciva l'avambraccio destro di una persona. Ora, il 21 luglio, a distanza di quasi un mese, l'uomo torna a verbalizzare quanto già dichiarato nel verbale di denunzia reso il 23 giugno scorso circa l'autovettura Fiat 127 che ho visto gettare nel Tevere il 23 giugno. Preciso che ieri sera sono stato avvicinato, anzi afferrato a un braccio, da due giovani, uno dei quali mi ha detto testualmente: «Amore, ce tieni a campà? Quello che hai visto, hai visto. Quello che hai inteso, hai inteso. Fatti l'affari tua, perché stavolta te ita bene. Però, se continui con sto fatto a non fatte l'affari tua, hai finito de campà. Omo avvisato e mezzo salvato. Tanto, sapemo anche dove lavori. Regolate». Sono sicuro che l'avvertimento dei due si riferisse alla vicenda della nota 127 buttata nel Tevere, perché da allora non mi è successo altro. Nel pomeriggio, alla redazione di Milano dell'ANSA, intanto, arriva una lettera in tedesco, spedita da Francoforte il 17 luglio, con la richiesta di scarcerazione di Ali Agca, del suo presunto complice Serdan Celebi e di altri amici. In caso contrario, seguiranno altre azioni punitive, come con Emanuela Orlandi. Per la prima volta viene avvalorata la pista dei lupi grigi. 22 luglio, nel pomeriggio, l'americano telefona al messaggero: «Porteremo avanti le nostre richieste al di là della parentesi Orlandi». Poi conferma che le lettere giunte il giorno prima da Francoforte sono autentiche. Qualche ora dopo telefona all'ANSA: «Porteremo avanti le nostre richieste al di là della parentesi Orlandi. Dovremo pur sempre adoperare gli organi di stampa per comunicare all'opinione pubblica, ma cambia la natura dei rapporti.
considereremo gli organi di stampa un elemento avverso per le inesattezze e le disinformazioni compiute. Quindi si lamenta per come l'agenzia giornalistica abbia aiutato la polizia nel tentativo di intercettare le sue telefonate e passa alle minacce più esplicite. Aprite bene le orecchie, poliziotti. Non cercate mai di fermare un nostro portavoce. Noi non siamo mai soli. Evitiamo un inutile spargimento di sangue. Con noi è sempre presente una scorta armata. Non venite mai, neppure con una, due o tre pattuglie. Sarebbe uno scontro a fuoco inutile. Quindi, controllare le nostre telefonate è assolutamente inutile. I due cronisti dell'ANSA, che sono andati in piazza del Parlamento e alla Scala del Quirinale a prendere i nostri messaggi, sono stati identificati. Farebbero bene a stare attenti alla loro incolumità. Su indicazione dei servizi, la famiglia Orlandi incarica di portare avanti i contatti con eventuali sequestratori all'avvocato Gennaro Egidio, il cui compenso non sarà mai a carico della famiglia Orlandi. Egidio, esperto di diritto internazionale, aveva casualmente seguito anche il caso della baronessa rapita Jeanette Rothschild e la vicenda della rapina alla Brinks Securmark di 35 miliardi, ex banca di Michele Sindona, rapinata da Tony Chicchiarelli, uomo vicino ai servizi e alla Magliana. 23 luglio 1983. Il magistrato titolare dell'inchiesta, Margherita Gerunda, cede il caso al collega Domenico Sica. Pietro Orlandi ricorda che la Gerunda insisteva nel dirci che Emanuela era stata sicuramente presa da un maniaco sessuale. La prima ipotesi, subito dopo aver appurato che non c'era la possibilità di un allontanamento volontario, fu che fosse stata rapita per scopi abbastanza squallidi. E quindi le indagini iniziarono con questa ipotesi di reato, cioè sequestro di persona a scopo di libidine. 27 luglio 1983. Al termine di un'udienza generale in piazza San Pietro, il Papa recita un Ave Maria per Emanuela assieme a migliaia di fedeli. Nel 2002 Ercole Orlandi racconterà che quello stesso giorno il Santo Padre mi fece chiamare da Monsignor Monduzzi. Wojtyla ci abbracciò, si mise a piangere e ci disse che nostra figlia era stata rapita da una organizzazione internazionale di terroristi. Ma contrariamente a quanto riportato spesso dai giornali, non parlò del KGB. Fine luglio, primi di agosto 1983. Secondo la testimonianza resa da Giovanna Blum, insegnante di musica presso il Conservatorio di Bolzano, ai Carabinieri di Bolzano, due anni dopo, il 4 marzo 85, tra la mezzanotte e l'una di fine luglio e inizio agosto del 1983, arriva a casa sua una telefonata, dove una giovane, parlando rapidamente, le dice: «Sono Emanuela Orlandi, mi trovo a Bolzano, informi la polizia». Pochi istanti dopo, in una seconda telefonata, una voce maschile ordina alla Blum: «Dimentichi quello che ha sentito, capito?». La professoressa chiama il 113. Le dicono di chiudersi in casa. La Blum non conosce personalmente Emanuela, però la Orlandi frequentava una scuola di musica a Roma e la Blum vi si recava spesso per congressi, dove distribuiva i suoi bigliettini da visita a colleghi insegnanti. 1 agosto 1983. Esce un articolo sulla rivista Panorama sulla tratta delle bianche, un giro di prostituzione internazionale che avrebbe riguardato giovani donne occidentali. Nell'elenco delle ragazze scomparse, oltre a Emanuela Orlandi, compare anche Mirella Gregori, mostrata in una foto insieme a Wojtyla durante una gita scolastica in Vaticano. La foto crea l'interesse mediatico prima inesistente sul caso Gregori. Le scomparse di Emanuela e Mirella vengono da quel momento indissolubilmente legate. 4 agosto 1983. Il reparto operativo dei Carabinieri invia alla Procura della Repubblica alcune lettere che erano state in precedenza consegnate all'avvocato Egidio. Tra queste lettere, una in particolare spicca per la sua importanza. Si tratta di una missiva anonima composta da due fogli dattiloscritti, spedita da Scesta, in provincia di Lucca. La lettera
è datata 23 luglio 83. Nella lettera, il mittente anonimo, che si firma il portatore di luce, sostiene che i rapitori di Emanuela Orlandi sono un gruppo ristretto di azionisti del Banco Ambrosiano, che sono stati danneggiati nei loro risparmi a causa dello Stato del Vaticano e che si sono alleati con il governo italiano. Secondo il mittente, lo scopo del rapimento non è la liberazione di Aliakcha, l'attentatore del Papa, ma piuttosto far conoscere al mondo l'ingiustizia subita dal Banco Ambrosiano, coperto dallo Stato del Vaticano, sotto l'etichetta di un ente religioso fittizio. Il mittente chiede all'avvocato Egidio di fare ciò che non ha fatto il generale della polizia italiana, ovvero convocare la vedova Calvi con il suo avvocato. In un'altra missiva, sempre inviata dallo stesso mittente, si raccomanda al signor generale comandante della Polizia di Stato di ripercorrere il cammino fatto da Calvi fino alla sua morte sotto il ponte di Londra, con particolare attenzione al suo percorso all'interno della città del Vaticano. Nello stesso giorno appare per la prima volta un comunicato rivendicato da una organizzazione sconosciuta ad Ankara, il Fronte Liberazione Turco Anticristiano, Turkesh, che dichiara di tenere prigioniera Emanuela Orlandi e minaccia di ucciderla il 30 ottobre. Il comunicato chiede anche la scarcerazione di Açka e nomina per la prima volta Mirella Gregori. Vengono forniti dettagli sulla vita di Emanuela, tra cui una crisi di repulsione al latte nel 1974, tre amici con i capelli neri e sei nei sulla schiena. Gli inquirenti ipotizzano che i responsabili del comunicato abbiano avuto accesso a informazioni sostanzialmente vere, seppur generiche, forse tramite un misterioso terminale nell'ambiente della scuola di musica. Curiosamente, Mirella Gregori era stata citata per la prima volta in relazione a Emanuela Orlandi nell'ultima settimana del mese precedente, in un'inchiesta della rivista Panorama. 5 agosto 1983. A seguito della denuncia del pescatore Lazzari Carlo, proseguono le ricerche della Fiat 127 rossa che lo stesso aveva visto in bilico sulla sponda sinistra del Tevere in direzione di Ponte Marconi e poi gettata nel fiume. Recita il rapporto: le ricerche, protrattesi fino alle ore 15, sono state svolte in modo sistematico, sia dalla superficie che in immersione, mediante impiego di un sommozzatore che più volte ha ispezionato a largo raggio la zona interessata. Le ricerche hanno dato esito negativo. Alle ore 12:40 è stato poi eseguito un esperimento consistente nel gettare nel Tevere, con le modalità descritte dal teste, un'autovettura Fiat 127, allo scopo di poter verificare il possibile tragitto, compiuto nell'acqua, da quella vista a suo tempo da Lazzari Carlo. L'autovettura, sebbene avesse il motore acceso, non riuscì ad arrivare fino all'acqua, così venne agganciata e trainata nel fiume. La stessa, galleggiando, ha coperto un tratto di fiume di circa 100 metri, prima di colare a picco, e, malgrado la corrente, è rimasta dove si era inabissata. Il dirigente della squadra mobile conclude che in mancanza di nuovi riscontri, le ricerche possono essere considerate conclusive, in quanto effettuate in modo estremamente scrupoloso e non si ritiene opportuno effettuare ricerche in altri punti del fiume. Stranamente però, le ricerche vengono effettuate per 2 km seguendo la corrente, come normale che sia, e per 6 km risalendo la corrente. Sarebbe stato più logico il contrario. 6 agosto 1983. Dopo aver ricevuto il comunicato numero 1 del Turkesh, i parenti di Mirella Gregori decidono di affidare la gestione del caso all'avvocato Gennaro Egidio, seguendo il suggerimento del procuratore Sica, che sta lavorando insieme alla sua collega, Margherita Gerunda, nell'ambito dell'indagine. L'avvocato Egidio sta già seguendo la vicenda per conto della famiglia Orlandi da alcune settimane. 8 agosto 1983. Il gruppo Turkesh emette un secondo comunicato in cui chiede che il Papa dichiari che Açka è un essere umano, proprio come Emanuela Orlandi, e come tale deve essere trattato. Lo stesso giorno, durante un interrogatorio informale, viene sentita la moglie di un attore americano, famoso per il suo lavoro in Italia negli anni 43-64.
Anche lei è un'attrice cinematografica e dichiara di conoscere l'arcivescovo Paul Casimir Marcinkus fin dal 1964. Afferma di aver chiesto all'arcivescovo di battezzare sua figlia, che è nata poco dopo il loro incontro e che lui ha accettato di farlo. La cerimonia si è svolta in San Pietro. Da allora si sono scambiati frequenti visite e l'attrice è stata anche a casa dell'arcivescovo, che ha cambiato due o tre indirizzi nel corso degli anni. L'attrice precisa di non essere mai andata da sola da Marcinkus, ma sempre con suo marito. È stata convocata perché in Vaticano gira voce che sua figlia fosse il frutto di una relazione con l'alto prelato. Secondo la sua testimonianza, gli investigatori pensano che Emanuela Orlandi sia stata sequestrata per errore e considerata figlia del Monsignore, il tutto al fine di poterlo ricattare. 13 agosto 1983. Il gruppo Turkesh diffonde un terzo comunicato in cui chiedono al Papa di parlare entro il 28 agosto ed inviano una mappa dell'area del Monte Amiata in Toscana, indicata come la zona della prigione. Inoltre, i presunti rapitori riferiscono che Emanuela ha cenato il lunedì 20 giugno con parenti molto stretti, che in realtà erano zio Mario e zia Lucia. Pietro Orlandi rivela che questo dettaglio era noto solo in famiglia e che erano stati gli agenti del SISDE a suggerire di fare questa domanda. 15 agosto 1983. La signora Josephine Hofer-Spitaler testimonia di aver visto una ragazza somigliante a Emanuela Orlandi entrare nell'appartamento dei coniugi Kai Springorum e Francesca di Teufenbach a Terlano, Bolzano, l'appartamento di proprietà di Springorum, capocentro del SISMI a Monaco. Dann hat einer gesagt, hier kannst du nicht reden, weil das sind alles solche. Und dann sind sie ins Haus gegangen. Und dann? Und dann haben sie zugesperrt. Und die Manuel ist die Stiege hinaufgelaufen, hat bei mir beim Fenster geklopft und gesagt, haben Sie ein Telefon? Ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. 16 agosto 1983, ancora Bolzano, dinanzi ai carabinieri, si presenta la signora Anna T., che fa parte del movimento Sakharov, un'associazione che si occupa della difesa dei diritti umani e non è legata a nessun partito politico. La signora Anna riferisce di aver ricevuto una chiamata da un presunto rifugiato bulgaro di nome Teodor Liebarov, che chiedeva aiuto per i suoi diritti e per trovare lavoro nella provincia di Bolzano. Dopo averlo incontrato di persona, la signora Anna lo descrive come instabile, con un carattere collerico e potenzialmente violento. Durante l'incontro, Liebarov aveva criticato il Vaticano, le sue gerarchie e la politica del Papa nei confronti dei paesi dell'Est. Aveva dichiarato di essere fuggito dalla Bulgaria, di essere passato per la Turchia e poi di essere arrivato in Italia, dove aveva vissuto nel campo profughi di Latina e a Ravenna. Liebarov aveva idee estremiste di destra e aveva avuto contatti con l'organizzazione locale Südtiroler Heimatband. La signora Anna era stata colpita dalla sua avversione per il sesso e per le donne e dal fatto che avesse raccontato di aver incontrato Aliak Cha. La signora Anna ascolta il nastro audio trovato in via della Dataria il 17 luglio, che presenta la voce dello straniero. Nonostante il tono del messaggio registrato sia monotono e sembra leggere un testo, l'accento e la cadenza sono gli stessi di Teodor Liebarov per la signora Anna. Infine, il 19 luglio Liebarov aveva chiamato la signora Anna per chiedere se il Vaticano aveva accettato la sua domanda di cittadinanza. Dopo la risposta negativa della signora Anna, Liebarov aveva reagito con rabbia, dicendo in tedesco che lui e i suoi amici a Roma avrebbero fatto pressioni forti contro il Vaticano. 22 agosto 1983. Gli agenti, accompagnati da cani poliziotto e vigili del fuoco,
danno inizio alle ricerche lungo il tratto di fiume che va da Ponte Garibaldi a Ponte Milvio. Nonostante gli sforzi, le ricerche non producono alcun risultato e vengono protratte per altri 2 giorni. Intorno a mezzogiorno, l'avvocato Egidio riceve una chiamata da una persona che si presenta come dipendente di una banca e rappresentante di una compagnia cinematografica e chiede un incontro. L'incontro viene programmato per le 17:30 dello stesso giorno e l'uomo spiega di voler girare un film sulla scomparsa di Emanuela. Questo individuo, figlio di un gentiluomo di sua santità, precisa di aver ricevuto il consiglio di rivolgersi a un monsignore per ottenere l'autorizzazione della famiglia Orlandi e di avere come presidente e soci della compagnia persone di origine russa. In modo particolare il mio pensiero va a Emanuela Orlandi e a Mirella Gregori, la cui sparizione da troppo tempo ormai causa tanta pena alle rispettive famiglie e grande perplessità nell'opinione pubblica. Sono tanto vicino ai genitori delle giovani studentesse, condividendo la loro ansia indicibile, e prego il Signore affinché tocchi il cuore di coloro che dicono di trattenere quegli esseri innocenti.